cosa che ci rimane è questa nostra vita. Allora compagni, usiamola insieme prima che sia finita. Lotta, lotta di lunga durata, lotta di uomo armata, lotta continua sarà. Fabiola D'Aliesio, oggi un grande evento, già siamo agli inizi, già molto partecipato, organizzato dal partito dei CARC. Quanta consapevolezza c'è oggi sulla guerra d'Ucraina? Ma io credo che oggi la consapevolezza a livello di massa stia aumentando. Intanto la maggioranza del popolo italiano, delle masse popolari, ma non soltanto, da quelli che sono i sondaggi che anche insomma i media trasmettono, dice apertamente che contro tutte quante le misure del governo Draghi, contro l'invio delle armi in Ucraina al battaglione Azov e non solo, contro l'uso del suolo italiano, delle basi NATO, contro le sanzioni alla Russia che insomma produrranno un ulteriore aggravamento della crisi, perché non è soltanto una questione di aumento delle bollette ma anche un problema per le stesse aziende, no? Quindi per gli stessi padroni queste sanzioni si stanno ritorcendo contro, e quindi io credo che oggettivamente, concretamente, stia aumentando significativamente la consapevolezza di quello che significa coinvolgere l'Italia direttamente in una guerra guerreggiata e che rende l'Italia anche un obiettivo strategico in tutto questo. Difatti stiamo assistendo già alla guerra delle sanzioni, che sta avendo ripercussioni più sulle popolazioni europee, soprattutto sul popolo italiano nel nostro caso, che sulla stessa popolazione russa. Quale credi che sia il ruolo del Patto Atlantico, della NATO, in questo meccanismo delle sanzioni che vede un po' l'Europa come scudo, no? Io credo che la NATO e in particolar modo gli USA, insomma il governo USA, siano assolutamente dietro tutte quante le manovre che sono state compiute nel corso degli ultimi 8 anni per rendere l'Ucraina il focolaio che si potesse incendiare per scatenare una guerra contro la Federazione Russa. Questo per gli interessi chiaramente economici della borghesia imperialista, in particolar modo degli Stati Uniti d'America, per poter allargare i mercati a loro vantaggio nonostante la crisi generale del sistema capitalista. E le sanzioni che si stanno adottando, diciamo che l'Italia intanto è l'unico paese che supinamente obbedisce a qualsiasi diktat di Biden. In questi giorni insomma è arrivata anche la notizia che il governo tedesco ha iniziato a fare dei passi indietro rispetto alle sanzioni contro la Federazione Russa, perché l'Unione Industriale, comunque parti del patronato tedesco, si sono ovviamente ribellate a quelle che sono sanzioni che si ritorcono contro i loro stessi interessi. E questa dimostrazione che la comunità internazionale della borghesia imperialista è tutt'altro che un corpo unico, è tutt'altro che unita su quelle che sono le soluzioni da dare a questa situazione, le soluzioni anche da dare alla crisi del sistema capitalista. E quindi questo è l'ulteriore riprova del fatto che in Italia, diciamo, c'è una totale sottomissione a quelle che sono i diktat degli USA e della NATO, anche perché abbiamo al governo il governo Draghi, in particolar modo il Partito Democratico, che è coinvolto direttamente in degli interessi molto concreti e molto materiali in quello che è l'affare guerra, perché abbiamo proprio esponenti del PD che sono a capo di consigli di amministrazione di diverse agenzie della difesa, di diverse aziende che producono armamenti, e questo fa sì che si produca una propaganda martellante e vergognosa nel nostro paese, dove qualsiasi voce contraria a quello che sta avvenendo, che prova a dare voce a quella che è la maggioranza del popolo italiano, viene immediatamente vessata, bullizzata, ridicolizzata, ma possono fare tutta quanta la propaganda che vogliono. I fatti hanno la testa dura, e i fatti sono che questa guerra va contro il nostro paese, va contro gli interessi delle masse popolari, e sicuramente gli interessi degli Stati Uniti d'America e della NATO non sono i nostri. Quindi occorre trovare una soluzione. Certo, bisogna mobilitarsi, e dobbiamo mobilitarci immediatamente, e soprattutto per cacciare il governo Draghi, per cacciare le larghe intese
che vanno, diciamo, nell'arco istituzionale dal PD, passano per il Movimento 5 Stelle, che si è, insomma, completamente asservito a quelli che sono gli interessi dei poteri forti e rappresentati dal PD, da Fratelli d'Italia, da tutto quanto quello, insomma, che è l'arco delle larghe intese del nostro paese, perché soltanto un governo alternativo e che sia espressione delle mille iniziative dal basso che ci sono oggi in Italia, passando dalla GKN ai No TAV, ai No Green Pass, alle tante mobilitazioni contro le misure antipopolari che sono state prese nel corso degli ultimi anni, noi possiamo veramente dare una svolta, evitare intanto una guerra che pagheremo e abbiamo già iniziato a pagare, sostenere le popolazioni vittime di una guerra loro malgrado e provare, insomma, a risalire la china di questo andazzo disastroso. Azione. Gabriele Pinto, redattore di Buffonate di Stato, attivista celebre sui social fin dall'inizio, dai prodromi della dittatura sanitaria. Gabriele, operazione Covid, guerra d'Ucraina, ma non c'è soluzione di continuità allora? Allora, la soluzione di continuità è la stessa, ce l'ha insegnata Assange. Per fare una guerra ci vogliono le menzogne, tutte le guerre si basano sulle menzogne, tanto è vero che la prima vittima in guerra qual è? La verità. Bravissimo, la verità. Certo che c'è una soluzione di continuità, però se tu vedi la gente se ne fotte, perché invece di informarsi pensa che può demandare l'informazione per fiducia a una fonte autoritaria, senza curarsi del fatto che magari quella notizia non è vera, oppure è stata costruita apposta per causare una sua reazione emotiva, che poi lo porta a pensare quello che vuole il produttore della notizia, e allora tu sei vittima della propaganda, e con un numero alto di lobotomizzati propagandizzati puoi fare quello che vuoi. Quindi secondo te vige l'equazione covidiota, filo Ucraina, Novax, filo Putin? Non necessariamente, perché alcune persone sono più inclini ad avere una certa visione della geopolitica rispetto ai media e a come la costruiscono, rispetto invece a come ce l'hanno su un evento di cui non c'è precedente nella storia dell'umanità, perché di guerre ne abbiamo viste a migliaia, le abbiamo studiate tutte e moltissime si basano su dei pretesti artefatti. Ma di pandemie artefatte, questa è la prima volta nella storia dell'umanità. Quindi la gente stenta a credere che questi mostri esistono già, uccidono milioni di persone ogni giorno. No, adesso gli voglio credere perché mi salveranno. Paolo Rega del coordinamento No Green Pass di Napoli. Dall'operazione Covid alla guerra d'Ucraina, ma non c'è soluzione di continuità allora? No, certo, c'è questa soluzione di continuità. Sono le stesse strategie di distrazione di massa, lo stesso pensiero unico che viene imposto senza possibilità di dialogo, chiunque abbia una posizione diversa viene attaccato, viene mostrizzato. Prima c'era tutti coloro, i Novax e i No Green Pass, adesso c'è i putiniani contro le libertà, contro, cioè, appoggiando poi quello che è un governo Zelensky che da destra estrema, nazista. E tutto questo passa dimenticando 8 anni di genocidi etnici degni appunto, diciamo, dell'epoca nazista. Grazie mille Paolo. Voi come coordinamento No Green Pass siete stati subito sul pezzo, subito schierati rispetto alla guerra d'Ucraina, ma come valutate l'operato del governo Draghi, del governo italiano, rispetto all'economia di guerra e alle politiche inerenti alla guerra d'Ucraina? Draghi semplicemente è un governatore della stessa elite finanziaria che ci governa, quindi non fa altro che eseguire degli ordini. Dove abbiamo mai discusso queste cose? Ci vuole imporre un'economia di guerra e ovviamente lo potrà fare facilmente un giorno quando le cose diventeranno più serie, più là. Se va avanti questa questione del gas per rubli, pur di continuare con queste sanzioni, loro imporranno un'economia di guerra e lo potranno fare con lo strumento del Green Pass, perché non ci vuole niente da trasformare in uno strumento per gestire la pandemia, in uno strumento per qualcos'altro. È una tessera. Se tu fai quello che dice il governo, sei un buon cittadino, io ti faccio lavorare, ti faccio comprare il pane,
È quello che esisteva ai tempi del fascismo, niente di più. Per dare inizio a questa, a questo dibattito, a questa discussione che sentiamo fortemente e che abbiamo voluto fortemente, voglio dare la parola a una compagna dell'associazione INICA, la compagna Eleonora, che è del Donetsk, che ha da dirci delle cose su questo 2 maggio. Buonasera a tutti. Questa sera vi voglio propongo di iniziare con un minuto di silenzio, perché oggi c'è una triste data. A Odessa, 2 maggio 2014, è stato un omicidio di governo nazifascista ucraino. Martiri dell'Odessa, 48 morti e 250 feriti. 240 feriti. Anche voglio ricordare a questo inizio i nostri partigiani italiani che date la sua vita per liberare l'Italia dal nazismo, dal nazifascismo, anche a quelli che ogni giorno cadono sul lavoro, diciamo che la guerra bianca, che nessuno non parli di queste qua. E tutti i popoli nel mondo, noi vogliamo pace, vogliamo vivere liberi, vogliamo vivere con la fratellanza di tutti i popoli mondiali. Viva la libertà di parola, la libertà di esprimersi, viva amicizia tra i nostri popoli. Grazie a tutti. Grazie Eleonora. Del Lampi di Napoli, che è venuto a portarci un suo contributo. Grazie, buonasera. Sapete allora perché, sapete perché attorno a Moretti non è più? Detto lei, io ribadisco, risottolineo la sua vicinanza in ogni momento. In ogni momento, in ogni manifestazione che facciamo. Noi da alcuni mesi, da 2-3 mesi oramai, da quando è cominciata la guerra, siamo sotto attacco. L'Ampi è sotto attacco per avere preso una posizione molto chiara e molto netta. Ha detto bene, bisogna imparare a pensare, perché è la complessità di questo momento che si vive, è la complessità in cui vive la nostra società, che non ci consente di capire bene quali sono le cose. Diceva un vecchio poeta greco, scusate, rispondo la mia vecchia professione, Eschilo, la prima vittima della guerra è la verità, e noi su questa verità dobbiamo praticamente fare in modo di andare avanti, di chiarire quello che sta avvenendo. Noi riteniamo che attualmente ci sono 3 grandi emergenze nella nostra società. La più grande emergenza in questo momento, quello che proprio ci sta col fiato sul collo, è certamente il conflitto russo-ucraino. E sul conflitto russo-ucraino l'Ampi ha detto chiaramente che cosa. Il primo giorno di guerra ha detto il nostro presidente Pagliarulo, ha emanato ha mandato una lettera a sedi provinciali, a tutti i comitati provinciali, dicendo chiaramente di essere contro l'imperialismo della Russia. Essere contro l'imperialismo della Russia non significa assolutamente essere dalla parte di Putin e di capire ciò che sta avvenendo in Ucraina. Noi siamo contro l'invio delle armi, siamo per una pace. Per una pace immediata, e quando è stato chiesto che cosa significa una pace immediata, come si può ottenere una pace se non si fa la guerra, non abbiamo fatto altro che sorridere, perché una pace si ottiene attraverso le vie della diplomazia, attraverso le vie della politica, altrimenti democrazia e politica non hanno necessità di esistere. Io sono reduce dal congresso nazionale dell'Ampi tenuto a Regione una ventina di giorni fa. Tutti i leader di partito, a cominciare da Letta, passando per Conte, Speranza e altri, che adesso mi sfuggono, no, Casini non c'era,
hanno detto che erano d'accordo con le posizioni dell'ANPI. Il loro è stato un intervento demagogico, populista, soltanto per strappare applausi, perché poi ovviamente i comportamenti all'interno del Parlamento e nelle decisioni che sono state prese con i loro partiti sono stati del tutto diversi. Le uniche persone, lo devo dire sottolineando, gli unici interventi che sono stati veramente contro la guerra, per la pace, contro l'invio delle armi, sono stati quelli del cardinale Zuppi, cardinale di Bologna, sono stati quelli di Don Luigi Ciotti e di Fratoiani. Poi per il resto tutti quanti hanno tentato in un qualche modo di tergiversare. Bene, dicevo, nella nostra società ci sono queste tre grandi emergenze: la guerra, l'altra grande emergenza è il clima, la terra, la distruzione verso cui stiamo andando. E poi ci sta la terza emergenza, che secondo me è l'emergenza invece la più forte, la più pesante, la più cogente, che è il vuoto formativo causato dal Covid, dai 2 anni e passa di Covid dalle nostre scuole. Questo vuoto formativo non ha fatto altro che accrescere questa incapacità di imparare a pensare, per cui le cose che avvengono lontano, questi interventisti del divano non fanno altro che parlare di realtà che non esistono, se non lontano da dove si sta parlando. Quindi noi ci siamo sentiti in questi 2 mesi, quasi 3 mesi, una sorta di appestati, perché dovunque ci si girava sembrava che l'ANPI fosse passata come una, in un momento in cui si viveva il fascismo. Quando si parlava contro la guerra le persone erano sanzionate, erano mandate in carcere, e per un paio di mesi noi siamo stati così. Nonostante ci siamo battuti da tutte le parti, siamo entrati in tutti i consessi, abbiamo appoggiato tutte le manifestazioni che sono state fatte. Io so che non posso prendere molto tempo, però non vorrei assolutamente, vorrei mandare un messaggio specialmente a coloro che guardano la guerra in televisione e non si rendono conto di che cosa significhi veramente una guerra. Non vorrei che da qui a poco tempo le vittime civili, tutto il popolo, tutti i donne, bambini, anziani che stanno cadendo sia da in un fronte che dall'altro fronte, potessero poi passare da qui a qualche mese, ma io spero anche entro pochissime ore, sotto la voce danni collaterali, perché quando si parla di danni collaterali ci si incopa nei danni collaterali, gli incendi, le distruzioni, le strade saltate, ma anche le vittime civili. A queste vittime civili nessuno ci pensa, perciò il nostro è un no contro la guerra. Un regista, un regista e anche uno scrittore che è tornato soltanto da qualche giorno dal Donbass, e a cui non voglio rubare neanche un minuto di tempo, a cui lascio la parola, e ringraziandolo insomma di aver raccolto il nostro invito. Grazie. Allora, io vi ringrazio innanzitutto dell'invito, sono veramente onorato di essere qui, tra l'altro in una cornice meravigliosa. Vi dico subito che per me è un grande imbarazzo venire qui e parlare di guerra, perché chiaramente io già mi sento al di fuori, cioè finché ci sei dentro, finché condividi le esperienze con le persone che vivono della guerra, in qualche modo ti senti autorizzato a parlare di guerra. Ma quando ritorni nel benessere, quando ritorni nella calma apparente, nella normalità, è già proprio un imbarazzo, perché già vedi la distanza, no? Tra chi è lasciato lì a soffrire e venire qui a parlare, a chiacchierare, a aggiungere cose che poi la maggior parte delle persone in fin dei conti non riesce a capire fino in fondo, e mi genera sempre un po' di imbarazzo. Io ricordo sempre un'intervista che feci a un musicista a Damasco, lui era professore di composizione musicale, era il fidanzato di una restauratrice del museo di Damasco, me lo sono ritrovata a cena, lei parlava un po' di italiano perché si era formata in Italia all'Accademia delle Belle Arti, lui parlava un po' molto bene l'italiano perché si era formato al Conservatorio Paganini di Genova, e a un certo punto abbiamo cominciato a parlare e casualmente ho scoperto che questo musicista aveva combattuto 7 anni in Siria, no? E questa cosa aveva acceso in me una lampadina, perché dicevo, una persona così sensibile, così educata all'arte, chissà che concettualizzazione ha fatto della guerra, no?
Allora ero lì con un regista e ho detto: senti Marco, domani mi devi fare un favore, nella scaletta del lavoro aggiungiamo un'intervista a questo musicista, perché secondo me quello che lui ha da dire è fondamentale. Lui sente questo colloquiare tra me e il regista e dice: io non rilascio nessuna intervista perché la guerra è qualcosa di terribile che non può essere raccontata e che ti devi lasciare alle spalle nel più breve tempo possibile se vuoi continuare a sopravvivere. E un po' questo atteggiamento mi ha ricordato l'atteggiamento dei nostri nonni, che della guerra in fin dei conti non hanno mai parlato, era qualcosa che rievocavano fra di loro, ma che poi a noi è arrivata in qualche modo con qualche frammento, perché poi in fin dei conti non avremmo potuto capirla fino in fondo. Perché appunto noi ne parliamo troppo, male, in maniera sconnessa, senza andare a vedere le ragioni, la riduciamo sostanzialmente a un racconto per bambini, i cattivi sono cattivissimi, i buoni sono buonissimi. In questo caso la guerra spesso viene ricondotta al 24 febbraio, non rendendoci conto che la guerra è iniziata 8 anni prima, da un colpo di Stato di stampo neonazista che ha cambiato definitivamente le sorti di quel paese. E un paese che poggia inevitabilmente su una linea di faglia tra due mondi che in fin dei conti non si sono mai compresi fino in fondo, no? Il mondo cosiddetto occidentale e il mondo russo. Quindi un paese dagli equilibri estremamente delicati, quindi immaginate cosa vuol dire perturbare gli equilibri di un paese quando questi equilibri sono già profondamente e intrinsecamente così delicati. E questo è quel peccato originale, ha cambiato per sempre la storia di quel paese e forse ha cambiato per sempre anche la nostra storia. Io ricordo sempre che in questi 8 anni, io mi sono occupato di questa vicenda per 8 anni sostanzialmente, noi abbiamo sempre avuto la consapevolezza che lì ci fosse una bomba orologeria con un timer innescato e questa bomba orologeria ha continuato a fare tic-tac, tic-tac per 8 anni. E questo ticchettio non è stato udito dalle persone perché eravamo distratti da tante altre cose, non ce ne siamo occupati. Io per un periodo volevo fare un documentario che volevo chiamare The Silent War, la guerra silente, la guerra che non si ascolta, la guerra di cui nessuno sa nulla. Oggi sono diventati tutti espertoni, tutti sanno tutto, tutti hanno già dato i giudizi, tutti sanno chi è il cattivo e chi è il buono. Ma per 8 anni nessuno se ne è occupato, noi ci siamo sbracciati, ci siamo sgolati, abbiamo tentato di riportare il dolore di una popolazione, che è la popolazione del Donbass, che è una popolazione che è stata bombardata per 8 anni, c'è stato un tentativo di pulizia etnica nei confronti di questa popolazione, sono morte più di 15.000 persone, più di centinaia di bambini sono morti, sono diventati orfani, una frattura in qualche modo incolmabile all'interno delle famiglie, all'interno di una società, e solo di vivere queste situazioni sa che cosa vuol dire non vedere più fratelli, genitori che non si parlano più, gente che andava allo stadio insieme che in qualche modo non si frequenta più. E questa cosa è durata per 8 anni. E io vi porto un'immagine di qualche giorno fa, perché io sono tornato il 25 aprile, e ero in un ospedale a Donetsk. E in questo ospedale c'erano due ragazzi che tra l'altro si somigliavano molto. Chi legge quello che scrivo su Facebook e Telegram magari già la conosce questa storia, ma io ve la ripeto per chi soprattutto non la conosce. E questi due ragazzi sembravano due fratelli, erano uguali in tutto e per tutto, erano uguali più o meno nel taglio dei capelli, uno aveva la barba, l'altro non aveva la barba, ma parlavano tutte e due russo perfettamente, erano tutte e due madrelingua russo, quindi oggettivamente erano indistinguibili l'uno dall'altro e erano entrambi feriti gravemente. Uno di questi due ragazzi sdraiato sul letto ha rischiato di perdere le gambe, era in una colonna militare, la testa della colonna si è persa la coda, a un certo punto la testa della colonna si è accampata sul bordo della strada, la coda della colonna a un certo punto ha raggiunto il punto in cui era la testa, un soldato ha visto un bagliore di un cellulare da un boschetto, ha sparato una raffica di Kalashnikov e 3 ragazzi sono stati colpiti, uno è morto, uno ha perso 3 dita e l'altro è stato ferito alle gambe. Erano una colonna del battaglione Haidar, quindi il battaglione nazionalista ucraino, a sparare tra di loro erano stati ragazzi dello stesso battaglione, appunto uno è morto, uno ferito, ha perso 3 dita di una mano e l'altro è stato ferito alle gambe. Questo ragazzo è stato abbandonato lì, è stato lasciato lì perché poi la colonna ha proseguito, è stato raccolto dalle milizie popolari di Donetsk, è stato portato in ospedale, è stato curato, gli sono state salvate le gambe
e questo ragazzo è finito in questo ospedale, e in questo ospedale c'era un altro ferito che era un ragazzo delle milizie popolari di Donetsk, ferito a un braccio, 3 pallottole su un braccio. I due ragazzi erano un nazionalista e il ragazzo delle milizie popolari di Donetsk aveva una falce e martello tatuata qui sul petto, marxista-leninista. E questo ragazzo tutti i giorni andava a trovare questi ragazzi in questa stanza per fare propaganda, diciamolo, no? Lui voleva praticamente spiegare loro quali erano stati i loro errori, per far capire loro dal suo punto di vista chiaramente qual era stato lo sbaglio. Ne è nato secondo me un'intervista pazzesca, perché in determinati momenti c'erano discorsi profondi, discorsi sofferti, in determinati altri momenti ridevano tra di loro. E per me era una situazione assolutamente surreale. Dentro di me sentivo, immaginavo nella mia testa mentre filmavo, avevo il rumore di sottofondo delle chiacchiere da bar, di quel chiacchiericcio, di quei pollai televisivi dove viene detto tutto e niente, dove viene detto tutto e il contrario di tutto. La vera verità di quel conflitto era racchiusa in una stanza, due fratelli che la propaganda aveva diviso, che si erano di nuovo ritrovati e che discutevano, parlavano, che ammettevano i loro errori, che discutevano su quelli che ritenevano non essere i loro errori. Ma la cosa più interessante a certo punto è stato il ragazzo sullo sfondo. Il ragazzo sullo sfondo che aveva ascoltato per 1 ora e mezzo tutta l'intervista ed era stato in silenzio. A un certo punto ha preso la parola e dice, e ha detto quella che secondo me è la più profonda verità su questo conflitto. Ha detto, il ragazzo era ucraino, il ragazzo sullo sfondo era un ragazzo ucraino, anche lui parlava russo, e lui ha detto, noi siamo come due specie di formiche chiuse in un barattolo, ci sono le formiche rosse e ci sono le formiche nere. Se questo barattolo lo lasci in pace, queste formiche convivono pacificamente, non succede nulla. Ma se a un certo punto tu scuoti fortemente il barattolo, queste formiche cominciano a uccidersi tra di loro. Allora a un certo punto io gli ho chiesto, ma secondo te chi è che ha scosso questo barattolo? E lui ha risposto, oligarchi, gli oligarchi. E questo è il senso di questo conflitto. Gli oligarchi sono persone che dominano quel paese da decenni, sono persone che possiedono quel paese, Akhmetov, Kolomoisky, lo stesso Yanukovych era un oligarco, l'oligarca Poroshenko è un oligarca. Queste persone sono i proprietari di quel paese e, a mio modo di vedere, ma vi sono molte evidenze di questo fatto, controllano quel paese anche per conto terzi, per conto della NATO controllano quel paese. E sono sostanzialmente coloro che hanno scosso questo paese, questo barattolo, e hanno fatto modo che queste formiche cominciassero. È brutto riferirsi a queste persone come se fossero formiche, ma capite, stiamo parlando di una metafora che tra l'altro hanno utilizzato loro e secondo me è estremamente calzante. E queste formiche hanno cominciato a combattere tra di loro, a combattere ferocemente. E io penso che nelle condizioni in cui stiamo, in cui praticamente anziché gettare acqua sul fuoco si continua a gettare benzina sul fuoco, sarà veramente difficile giungere quantomeno a una situazione di compromesso. Io penso che qualsiasi persona sana di mente sappia che la Crimea non potrà più tornare a far parte dell'Ucraina. Qualsiasi persona sana di mente sa che le due repubbliche autonomiste difficilmente potranno un giorno tornare a far parte dell'Ucraina. Vi erano gli accordi di Minsk, che era una soluzione politica, potevano essere perseguiti e si è fatto di tutto affinché non potessero essere ratificati dal Parlamento di Kiev. E quindi a questo punto che cosa pensiamo di fare? Pensiamo di continuare a mandare armi all'infinito? Pensiamo di poter far combattere all'infinito gli ucraini contro l'esercito russo, uno degli eserciti più forti, più armati, più organizzati del mondo, un paese, la Russia, che ha 6.000 testate nucleari? Cosa pensiamo di fare? Pensiamo di incenerire l'Ucraina? Perché poi la fine di quel paese sarà questo. Io penso che qualcuno a un certo punto dovrà dire all'Ucraina che è stata presa per i fondelli, perché l'Ucraina in questo modo è l'unica vera vittima di questo conflitto, perché l'Ucraina è stata messa in mezzo, è l'agnello sacrificale che è stata buttata sul tavolo per far uscire allo scoperto l'orso russo e colpirlo profondamente con le sanzioni. Sanzioni che, io lo ricordo, colpiscono ancora più duramente l'Europa occidentale, che colpiscono duramente il nostro paese, come è stato giustamente ricordato in precedenza
il nostro paese, il nostro tessuto produttivo è stato duramente colpito dalle sanzioni. Io sono partito dall'Italia 2 mesi fa e che il pieno della mia macchina costava circa 100 euro, adesso costa 120 euro, 20 euro in un mese e mezzo il gasolio, per non parlare dei costi dell'energia e dei rischi che corriamo per quanto riguarda i posti di lavoro. E tutto questo sarà peggiorato perché quello che stiamo vivendo adesso è ancora nulla. La guerra è iniziata da 2 mesi e la guerra sarà lunga e sanguinosa. Io adesso non voglio portare via troppo spazio agli altri relatori che verranno dopo, quindi non so se successivamente ci sarà tempo per delle domande. Io sono aperto a rispondere a qualsiasi domanda, anche a domande provocatorie, anzi ben venga il dibattito, perché io non ho nessun problema a rispondere a qualsiasi tipo di domanda, perché quello che dobbiamo ristabilire è il dibattito, che è quello che manca completamente in questo paese. Io sono stato invitato a partecipare a delle trasmissioni televisive dove non mi è stato permesso di aprire bocca, dove non si è mai entrato minimamente nel merito. Possiamo parlare della differenza siderale che c'è tra la realtà che avviene sul campo, quello che noi operatori del settore constatiamo giorno dopo giorno, e quella che viene raccontata dai media. Potrei citarvi decine di casi, le presunte deportazioni dei profughi che vengono fatte chiaramente da Mariupol a Donetsk o sul territorio russo. Io vi dico soltanto che i russi non riescono a far uscire da Mariupol quelli che vogliono uscire, figuriamoci se riescono a trascinare fuori quelli che non vogliono uscire dalla città, che è semplicemente ridicolo. E di esempi di questa cattiva informazione, di questa vera e propria disinformazione, ne potremmo tirare fuori a decine. Comunque, come vi dicevo, io sono aperto al confronto, chiunque abbia una qualsiasi domanda da rivolgermi nei tempi e nei modi che verranno chiaramente decisi dagli organizzatori, io non ho nessun problema. Chiaramente domande brevi, io cerco di essere il più breve possibile nelle risposte. Grazie. Grazie mille Giorgio, sì, ribadisco anche io quanto appena detto. Adesso facciamo intervenire gli altri relatori che insomma sono tra coloro che hanno immediatamente risposto a questo appello contro la censura e la propaganda di guerra. In particolar modo abbiamo in collegamento da Roma Luigi De Magistris, che doveva essere qui ma è stato invitato all'iniziativa che, come forse sapete, ha promosso Santoro a Roma contro la guerra, insomma la pace negata o comunque di cui non si può parlare. E noi siamo contenti del fatto di poter creare questa connessione, perché c'è da costruire questo processo. La guerra mondiale. A me veniva in mente, quando ho pensato all'intervento di stasera, quello che il Papa ha detto a proposito della pandemia, cioè che quella poteva essere un'occasione per rifondare le nostre relazioni. Certamente noi sentiamo di condannare l'intervento armato da parte di Putin, certamente possiamo dire che ci sono interessi espansionistici giustificati da una sete di potere, tutte cose che noi sentiamo di dire, ma possiamo dire che tutto si limiti qui? Siamo onesti, ci sono tante altre cause di questa situazione, tanti altri soggetti in gioco che hanno interessi a questa guerra. Ecco, sicuramente mi viene in mente la questione del gas e del petrolio. Sappiamo tutti, no? Cambieremo i fornitori. A quali costi per noi consumatori? E con quali vantaggi per i produttori di oltreoceano, no? Certamente c'è un interesse forte della NATO. La NATO non aveva più senso di esistere. Dalla caduta del muro di Berlino, la NATO non... E invece ecco che si è dato il maquillage, si ripresenta come nuovamente necessaria, no? E poi gli speculatori. In ogni economia di guerra ci stanno popolazioni che sono ridotte alla fame, ci stanno persone, realtà che si arricchiscono. Infine, per citare solo qualche situazione, ma sicuramente la più forte di tutte è quella che riguarda i fabbricanti e i commercianti di armi.
Siamo con Filippo Severino del movimento Pax Christi. Filippo, lei ha fatto un intervento interessantissimo sulle vere cause di questo conflitto, ma allora quali sono le ragioni degli aggressori e le ragioni degli aggrediti? Una domanda impegnativa questa. Le ragioni dell'aggressore, almeno quelle che vengono presentate da Putin, dai russi, è innanzitutto il riconoscimento dei due stati russofoni e anche ora russofili, e anche il rafforzamento della sicurezza dei confini della Russia, perché nonostante la NATO non avesse più ragione di esistere, da 15 paesi che erano al momento della guerra fredda, quindi del periodo in cui la NATO doveva servire a assicurare appunto sicurezza ai paesi occidentali, con la caduta del muro di Berlino si è estesa anziché scomparire, come sarebbe stato ovvio e come pure si erano pari impegnati a fare verbalmente, ed è diventata addirittura il doppio, e quindi la Russia si sente in qualche modo con dei paesi limitrofi che possono essere i loro ipotetici nemici. Le ragioni dell'Ucraina sono evidentemente quelle manifeste della unità territoriale che è stata interrotta da questa invasione, che era già avvenuta con l'annessione della Crimea. E allo stato dell'arte, diciamo, degli avvenimenti sia bellici sia internazionali, quali sono le ragioni di chi cerca la pace? Queste sono ovvie. Innanzitutto la salvezza delle persone, perché nel conflitto a soffrire sono sempre le persone che non vogliono il conflitto, i bambini, le donne, tutte le persone, anche la popolazione civile. E fino alla Seconda Guerra Mondiale l'80% delle persone che morivano in guerra erano militari, esseri umani sicuramente, tuttavia diciamo armati gli uni contro armati gli altri. Ora il 90% e oltre delle persone che muoiono nelle guerre sono civili, e questo è inammissibile. Lo stesso Concilio Vaticano II, per noi cattolici, ha condannato, se non la guerra in generale, almeno le guerre che colpiscono indiscriminatamente intere popolazioni civili. Viene considerato delitto contro Dio e contro l'umanità e deve essere condannato senza esito. Le guerre attuali sono tutte così. Grazie infinite Federico, è stato un piacere parlare con... Siamo qui con Francesco Santoianni, giornalista esperto di fake news. Francesco, ne abbiamo viste tante di fake news sulla guerra d'Ucraina, ma stanno funzionando? Assolutamente no. Secondo Repubblica, un sondaggio di Repubblica, addirittura il 40% degli italiani non crede a questa criminalizzazione dei russi, a questa santificazione degli ucraini. I motivi sono sostanzialmente 5. Intanto speravano chi aveva commissionato questa guerra, i giornalisti, che avendo piallato ogni senso critico e ogni traccia di intelligenza e milioni di italiani con col terrorismo mediatico in aria del Covid, tutti avrebbero bevuto come acqua santa qualsiasi cosa raccontava la televisione. È vero che questa continua a funzionare per una certa percentuale di persone, però è anche vero che proprio da quell'evento è nata un gruppo molto determinato di no green pass, che sono, guarda caso, i primi a mobilitarsi contro la guerra all'Ucraina e contro le fake news che arrivano, molto di più dell'estrema sinistra, che quasi si direbbe protesta contro la guerra per un meccanismo quasi automatico. Poi c'è un'altra questione: questa è la prima guerra che gli italiani non si limitano a guardarsela in televisione, ma la stanno subendo. La stanno già subendo con l'embargo, con una crisi economica, verosimilmente peggiorerà. E questo spiega anche un fenomeno che ha del surreale qui in Campania. Qui abbiamo un personaggio, Vincenzo De Luca,
ancora mai a sentirlo parlare della guerra in Ucraina è sempre di sentire parlare quasi Che Guevara contro l'imperialismo, contro la NATO, basta con questi fascisti che noi dobbiamo difendere. Perché? Non certo perché si era veduto sulla strada per Damasco, per carità, ma perché, conoscendo bene i suoi polli e i suoi elettori, molto meglio di come li conoscono leader di cartone, tipo il segretario del PD che addirittura arriva ad invocare il blocco totale del gas russo, sa benissimo che gli italiani, di fronte a una miseria dilagante determinata la cosa, il loro comportamento non sarà molto difforme da quello dopo il 25 luglio del 43, quando gli italiani dalla mattina alla sera si svegliarono tutti fascisti, si coricarono tutti fascisti e si svegliarono tutti antifascisti. Poi c'è un'altra questione, hanno sbagliato a calibrare le fake news, cioè tutte queste notizie drammatiche, agghiaccianti, di stupri, di violenze eccetera, erano state calibrate immaginando che la guerra dei russi sarebbe stata identica a quelle della NATO, cioè una distruzione totale, la sostituzione del governo con un fantoccio imposto dall'invasore, e quindi la cosa sarebbe finita lì. Così non è stato, e mi piace qua citare un post molto ironico, molto cinico, ma veramente che dice la verità, su Facebook, che dice: scusa, ma se tu al 30° giorno di una guerra destinata a durare mesi già spari in una sola giornata i bambini stuprati, le donne sgozzate, le mamme impalate, i vecchi eccetera, domani che cosa dici? Per cui ci sta anche un fatto di logoramento. E allora questo è l'unica cosa che purtroppo rimane in piedi, e chiudo, è il considerare un invasore la Russia. Questa è una cosa che non, diciamo, continua a essere purtroppo unanimemente accettata, come se la guerra fosse cominciata il 22 febbraio e non fosse invece cominciata nel 2014, quando le popolazioni del Donbass, come certamente sapete, si ribellarono a tutta una serie di angherie, fra cui anche l'abolizione della lingua russa fra i documenti ufficiali, e la situazione si incancrenì, perché questo voleva la NATO. A me piace ricordare quello che è stato il Donbass italiano, cioè l'Alto Adige. Fino al 1964 le proteste dei cittadini di lingua austriaca e tedesca che stavano in Alto Adige si stavano trasformando in una guerra civile. Fino al 1964, pochi lo sanno e qualcuno non se lo ricorda, ci sono stati 56 uccisi fra le nostre forze dell'ordine, fra le cose eccetera. Molto intelligentemente i governanti di allora, i Moro, gli Andreotti, i Colombo, concessero quello che chiedevano gli altoatesini, cioè una, non un'indipendenza, ma un'autonomia amministrativa e fiscale che è stata concessa, ed era quello che chiedevano all'inizio le popolazioni del Donbass. Noi perché abbiamo potuto gestire una crisi che si profilava così drammatica? Perché nonostante tutto, nonostante era democrazia cristiana con tutto quello che ne consegue, non vivevano sotto il tallone di ferro dell'imperialismo americano. Bene o male rappresentavano gli interessi di una borghesia, di un apparato industriale, commerciale, della popolazione italiana dalla quale erano stati eletti. Tutt'altro personaggi come Di Maio, che oramai l'unica cosa speranza che tiene non è certo quello di farsi rieleggere, ma quello di farsi comportare nel PD, strisciando sempre di più davanti alla NATO. Grazie mille Francesco, davvero ci hai davvero illuminati, grazie. Era molto approfondita, cioè i miei viaggi avevano una data di partenza, non avevano mai una data di ritorno. Tornavo a casa quando il lavoro era finito, perché secondo me non ha senso andare lì con un microfono, piantarlo in faccia a qualcuno, avere quattro risposte raffazzonate. Perché per raccontare un luogo devi vivere con quelle persone, respirare quell'atmosfera, devi vivere alle loro condizioni, non alle tue condizioni, non devi tornare la sera a casa in albergo, ma non perché devi fare l'eroe, ma perché per capire fino a fondo determinate situazioni devi respirare quella stessa atmosfera. Allora forse, non è detto, capisci qualcosa. Quindi, e soprattutto, torno a dire, la questione fondamentale è la questione del tempo, quella che oggi non ti concede più nessuno. Oggi vanno tutti di corsa, vedi nelle trasmissioni, io l'altra volta quando discutevo con Brindisi della trasmissione Zona Bianca parlavamo, io ho chiesto 2 minuti, te ne posso dare 1,5. Cioè è possibile in 1,5 minuti fare informazione, fare approfondimento, esprimere un concetto? Infatti quelli sono talk show, spettacolo, arena, spettacoli circensi per il popolo bove.
perché questo loro ci considerano degli animali, delle scimmie ammaestrate. Questo è il concetto di fondo, non puoi fare affermazioni in un minuto e mezzo. Il lavoro che abbiamo fatto noi in questi ultimi quasi due mesi è stato un lavoro completamente diverso. Io per fortuna non ho avuto mai un minuto di pressione. Francesco Toscano, divisione TV, mi ha consentito di lavorare a modo mio. Mi avevano dato un dispositivo per la diretta che non ho neanche mai acceso. Io partivo, facevo il mio lavoro, quando avevo finito tornavo e facevamo la nostra diretta in cui raccontavo quello che era successo nel tempo e mandavo in onda i nostri pezzi. Abbiamo fatto, diciamo, uno scoop, ma era un segreto di Pulcinella, la prima pagina vergognosa del giornale La Stampa, uno dei giornali più importanti in Italia, in cui è stata fatta una cosa che è oscena. Cioè, praticamente si è spacciata una strage avvenuta a Donetsk e una strage avvenuta a Kiev o in qualche altro luogo dell'Ucraina occidentale, in maniera indiretta, in maniera subdola, ok? Io me ne sono accorto, ho fatto inondare di mail la redazione della stampa, tant'è che a un certo punto hanno dovuto disattivare la pagina delle polemiche, delle sottolineature. Ne ha parlato poi il grande professore Angelo Dorsi, ha portato avanti questa battaglia, questa è stata ripresa praticamente da molti giornali. Il direttore Giannini, con una faccia, non voglio usare un termine volgare perché io generalmente non sono una persona volgare, ma una faccia da culo che non si è mai vista, è andato in televisione e si è giustificato con una toppa che è peggiore del buco, dicendo che lui il giorno prima aveva affrontato il tema di quel razzo che è caduto sotto casa mia nel centro di Donetsk, che ha ammazzato 23 persone e ha tentato di spacciare questa strage in una specie che è avvenuta dall'altro lato, quindi umiliando per la seconda volta quei morti innocenti. Questo episodio è finito al Consiglio di Sicurezza dell'ONU la sera, quindi un episodio marginale, cioè una persona che sta lì e si avvede di un fatto veramente grave lo rilancia e finisce al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e questo è stato soltanto uno dei tanti episodi. Questo può avvenire appunto con attenzione, con lavoro approfondito. Lo scoop di Mariana, la ragazza simbolo dell'ospedale pediatrico di Mariupol, che è stata spacciata per rapita dai russi. Una veloce ricerca sui social, l'abbiamo trovata, l'abbiamo intervistata. Ancora oggi c'è qualcuno che ha dei dubbi sul fatto che questa ragazza sia stata... La ragazza è semplicemente tornata a casa sua, è stata sfollata con suo marito, con la sua figlioletta, è tornata a casa sua. Ed è una cosa veramente vergognosa, ma la cosa più vergognosa è stato il fatto che non sia stata rilanciata una parte molto interessante dell'intervista che io l'ho fatto, ovvero il fatto che quella ragazza, che viveva appunto a Makeyevka, che è un sobborgo di Donetsk sostanzialmente, ha dichiarato di essere stata bombardata per 8 anni dagli ucraini, e quindi non è che quella ragazza non conoscesse questo conflitto, perché la cosa veramente sorprendente del video che la ritrae lì nell'ospedale pediatrico è che quella ragazza non fosse affatto sconvolta dall'esplosione, fosse assolutamente tranquilla. Io ho detto: ma tu non eri sconvolta, io ci sono abituata, sono 8 anni che noi subiamo questi bombardamenti. Nel totale silenzio, e dice: per me era stato sorprendente che io sia stata intervistata da tutte le televisioni del mondo quando per 8 anni nessuno si è curato di quello che avveniva in questi giorni. Quindi, e la cosa che io voglio sottolineare, approfitto della tua domanda, poi la taglio corto perché poi c'era un'altra domanda e poi vorrei lasciare lo spazio agli altri relatori, è stato il fatto che appunto una persona come me, che si occupa da 8 anni di questo conflitto, ha fatto diversi reportage riconosciuti a livello internazionale, ho vinto dei premi, le mie immagini sono andate a Perpignan, che è il tempio del fotogiornalismo. Questo non per dire che io sono bravo, ma per dire che io ho sempre cercato di parlare per il mio lavoro. Io non esistevano quasi video, a meno che non venivano intervistato eccetera, io non mi sono mai esposto, ho detto: io faccio il mio lavoro, parla il mio lavoro, non c'è bisogno di aggiungere altro. Io sono un fotografo essenzialmente, in genere la fotografia, se già la commenti, è un errore, perché la fotografia dovrebbe parlare da sola, al massimo una didascalia, una data, un contesto, e questo dovrebbe bastare. Però la cosa che mi ha sorpreso è che nessuno mi avesse interpellato per parlare di questi 8 anni, di quello che stesse succedendo, che è successo in questi 8 anni. Quelle poche volte che sono stato chiamato è stato solo per fare polemiche sterili, non si è mai entrato nel merito di quello che è la questione, perché poi alla fine per capire l'oggi bisogna capire ieri, l'altro ieri, non bisogna arrivare ai tempi di Hammurabi, però 8 anni non mi sembrano un tempo infinito per capire quello che sta succedendo, per capire le colpe enormi. Che ha l'Europa, perché l'Europa ha delle colpe gigantesche in questo conflitto, le colpe in mani che ha la NATO in questo conflitto, perché questo qui è un conflitto tra la NATO e la Russia, questo dobbiamo ripetere, ma anche tra la NATO e l'Europa, perché le sanzioni colpiscono noi essenzialmente, e questo qui gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra, che è uscita un attimo prima
che succedessero una serie di eventi in Europa, sono loro i nostri nemici naturali, perché noi come Europa, noi ci definiamo occidentali, noi non siamo occidentali, noi siamo europei, siamo ben altra cosa rispetto al mondo occidentale, in particolar modo rispetto al mondo anglosassone. Insomma, volevo chiudere dicendo che la cosa mi ha sorpreso, no? Che il popolo, no? Questo popolo tanto bistrattato, questo popolo ritenuto incolto, ritenuto stupido, che cosa ha fatto? Nel momento stesso in cui è scoppiato il conflitto, il mio canale Telegram, che prima del conflitto contava 10.000 persone che lo seguivano, è arrivato a 100.000, crescendo a un ritmo di 1.500-2.000 persone, perché chiaramente le persone che cosa fanno? Vanno a cercare di capire che cosa dice chi si occupa di questo conflitto da tempo, anziché andare a sentire quegli sterili pollai televisivi. Vai a capire da una persona che si occupa. Io non ho la verità in tasca, io non pretendo di venire qui da voi a dirvi, vi offro semplicemente un punto di vista documentato. Ecco, tu mi puoi fare una domanda, le persone qui possono fare una domanda, una qualsiasi domanda, io non ho timore di rispondere a nessun tipo di domanda, ma quello che potete star certi è che il mio lavoro è onesto intellettualmente, è sempre stato onesto intellettualmente, è sempre stato dalla parte soprattutto delle persone, non della politica. Ok, e quindi non avevo null'altro da dire. Questo è un problema di fondo, e oggi è che noi abbiamo due guerre, abbiamo una guerra che si combatte sul terreno, che si combatte lì in Ucraina, ma abbiamo un'altra guerra più subdola e terrificante, che è la guerra che avviene sui media. Perché voi dovete tenere presente che oggi si dice che non c'è libertà di stampa in Russia. A me non sembra, perché io in Russia la BBC la leggo, leggo la stampa, leggo il Fatto Quotidiano, leggo la Reuters. Io oggi qui non reggo RT, non reggo la Russia Today, cioè io non posso concepire che a 50 anni il mio governo mi deve dire che cosa devo o non devo leggere, perché questa cosa è assolutamente inconcepibile. Io non sono un bambino, io sono adulto e so scegliere cosa leggere e cosa non leggere, non me lo deve dire Draghi, non me lo deve dire quel babbeo di Di Maio, io decido autonomamente che cosa leggere, e questo è il primo grave danno. E un'altra cosa, e la cosa che io trovo veramente drammatica, è che nessuno abbia nulla da eccepire in quello che è un processo gravemente antidemocratico, perché nel momento stesso in cui tu vai a ledere la libertà di informazione, in quel momento in cui tu vai a precludere alla popolazione la possibilità di attingere a determinate fonti, non mi venite a dire che i giornali russi fossero i più letti, perché chi è che va a leggere Artega in inglese? Chi è che lo legge? Non lo legge praticamente nessuno. È un principio basilare, ma a me quello che sconvolge è che nessuno si opponga a questo fatto, ed è una cosa veramente drammatica. Siamo in 10 ad accorgersi di questa cosa, siamo in 10 a protestare per il fatto che gli atleti russi non possano partecipare a Wimbledon, ma vi rendete conto che è una roba veramente, è barbarica, è abominevole una cosa del genere. Ci sono, oggi noi abbiamo episodi di discriminazione nei confronti del popolo russo, ma mi spiegate che cosa c'entra il popolo russo col conflitto in Ucraina? Ma me lo spiegate, ma qualcuno me lo può spiegare, che non è il concetto. E mi vengono a dire che in Russia c'è la dittatura. E mi vengono a dire la risoluzione. In Russia c'è un partito da chiudere eventualmente, in Italia non ci sono partiti da chiudere perché sono tutti appiattiti nelle posizioni del governo. In Italia non esiste opposizione, non esiste libertà di stampa. Ti dicono, ah, io ti lascio la libertà di parlare, ma libertà di parlare a quale condizioni? 5 contro 1, col volume che si abbassa, ti interrompono 10 volte e hai un minuto di tempo per parlare, e questa è libertà di informazione e libertà di espressione. Io su Facebook, in un anno sono stato chiuso 10 mesi, 5 mesi in maniera continuativa, ogni giorno vengo bloccato, faccio opposizione e vengo sbloccato, ho fatto causa a Facebook e mi hanno tolto le restrizioni, ma vengo bloccato in continuazione, ma questa è libertà di espressione, ma siamo fuori di testa, scusate. Siamo con Igor Papaleo, segretario regionale per la Campania, membro del coordinamento nazionale e direttore della sezione editoriale del Partito dei CARC. Igor, oggi il Partito dei CARC ha fatto qualcosa di emblematico per la resistenza, soprattutto al regime che si sta instaurando sempre di più. La propaganda diciamo antirussa è una componente fondamentale della comunicazione di questo regime, ma con la manifestazione che avete organizzato, a cui sono intervenute più di un centinaio di persone, siete riusciti a creare un dialogo aperto, reale e sincero sulla guerra. Ci dai un'impressione a caldo di questa manifestazione? Ma credo che intanto sia una manifestazione particolarmente riuscita, per innanzitutto per le componenti che vi stanno partecipando, tante, molto diverse tra di loro, e questo è un aspetto particolarmente positivo. È la dimostrazione che la narrazione dominante, unificante, diciamo così, prodotta e diffusa dai censori, campioni
universale di pubblica opinione, in realtà non fa particolarmente breccia nei settori di massa organizzati. E nella misura in cui una narrazione alternativa o comunque una lettura della realtà alternativa a quella univoca che i media di regime, insomma, continuano a promuovere e propagandare senza soluzione di continuità, direi, ecco, siamo riusciti a mettere in questa piazza una serie di componenti che esulano, diciamo così, dai mezzi di comunicazione ufficiale. A fronte del fatto che siamo censurati oggettivamente dai talk show televisivi, e ce lo aspettavamo tutto sommato, quindi cosa che non ci sorprende, abbiamo deciso semplicemente di ripartire dal nostro talk principale e preferito, la piazza, ed è quello che stiamo facendo questa sera. Una soluzione facile nella misura in cui è nelle nostre corde, difficile perché effettivamente è difficile mettere insieme soggetti tanto diversi tra loro. Vorrei chiarire un aspetto: certamente il partito dei CARC ha lavorato e promosso e organizzato questa iniziativa. La realizzazione però di questa iniziativa, in un certo senso il suo successo, attiene al contributo collettivo di tante organizzazioni che vanno, voglio dire, da Potere al Popolo a Partito Comunista, da Pax Christi a DEMA, da Movimento 5 Stelle, almeno una parte del Movimento 5 Stelle, a una serie di altre organizzazioni operaie e popolari che hanno per l'appunto concorso a realizzare questa importante iniziativa. L'obiettivo è semplice. Ecco, qualcuno diceva che durante la guerra la prima vittima è sempre la verità. Ecco, restituire la verità, crediamo che sia un atto di responsabilità politica e di lungimiranza in un momento in cui c'è bisogno di intelligenza collettiva, visto il precipitare della situazione. In questo il partito dei CARC è l'unico, forse davvero l'unico a livello nazionale, che è una voce di sinistra, di vero dissenso al regime, all'escalation che potremmo definire globalista che sta avvenendo. Ecco, c'è stata l'operazione Covid, poi c'è stata la guerra d'Ucraina. Io voglio farti questa domanda, Igor: c'è posto per la lotta di classe? È in atto la lotta di classe in questi anni? Due aspetti. Uno è che la lotta di classe scorre come un tasso fisiologico indipendentemente da noi. In una società di classe, la lotta di classe ne è il motore e si muove indipendentemente dall'azione cosciente e organizzata dei comunisti, perché attiene al funzionamento oggettivo della società, alla sua struttura. È in ordine al funzionamento oggettivo della struttura della società che sostanzialmente ci si richiama ai nostri compiti, il compito di dirigere in maniera cosciente e organizzata il processo di lotta. Si parlava di dissenso, questo era il secondo aspetto. Non è solo una questione di dissentire dalla narrazione dominante. Noi proviamo a lavorare con un passo in più: passare dalla difesa all'attacco. Noi non ci limitiamo al dissenso, lavoriamo su una proposta alternativa di riorganizzazione della società, lavoriamo alla costruzione di un'alternativa di classe, di un'alternativa di sistema, di un'alternativa di potere. Per fare questo organizziamo, coordiniamo gli organismi operai e popolari di questo paese, puntando a farli agire come se fossero delle nuove autorità pubbliche che contendano alle autorità costituite l'esercizio stesso del potere. Significa il mantenimento della produzione di beni e servizi, significa l'organizzazione della vita sociale collettiva delle masse popolari. Aspetti che le autorità, gli enti, le agenzie della classe dominante lascia che vadano alla malora, chiudono, delocalizzano. Questo è inaccettabile, è la manifestazione della crisi verticale della società borghese e al tempo stesso è la manifestazione della necessità della costruzione di un'alternativa non più rinviabile. In questo senso le organizzazioni operaie e le organizzazioni popolari che stasera stessa hanno concorso alla realizzazione di questa iniziativa e di questa piazza rappresentano i centri organizzati di mobilitazione politica della costruzione di un nuovo potere, di un architrave sul quale costruire un'alternativa di governo di questo paese.
Quale alternativa? La costruzione di un governo di emergenza popolare, un governo fondato sugli organismi operai e popolari, che da essi prenda in un qualche modo le misure che di volta in volta, caso per caso, vengono individuate e dia loro forza e forma di legge. Questa è la chiave della trasformazione rivoluzionaria in questa fase storica nel nostro paese, nostra di comunisti nel 2022 in Italia. C'era un, come dire, si entrava nelle redazioni, si discuteva, si facevano anche delle buone cose, si raccontavano le storie, cioè nel senso che quando si andava in Libano, io sono stato un mese in Libano per raccontare, quando sono tornato non ho mai mandato una foto, l'ho raccontato un mese dopo, quindi c'era più attenzione. Adesso, con tutto il piacere, come dire, adesso si fa la foto, mentre scacci il bottone, sta in redazione. Quindi come si cucina una informazione? Lo sappiamo tutti, no? Che l'oscenità che noi stiamo vedendo nei giornali, nelle televisioni, è veramente oscena, cioè non hanno vergogna. Il problema è che queste persone non hanno vergogna. Io li conosco tutti, ho lavorato con tutti. Tutti i direttori dei giornali attuali li conosco benissimo, non ci lavoro più, punto. Questo sono salvo, non ci lavoro più. Quando noi, e finisco perché voglio dare anche spazio agli altri, quando noi abbiamo, per anni abbiamo fatto sempre controinformazione, io in questo momento dico che la controinformazione non serve, serve l'informazione nostra, ognuno di noi deve dare un rapporto, un contributo all'informazione. Abbiamo i social? Usiamoli, ma usiamoli bene. Non ci attacchiamo a persone che quando tu fai una domanda dicono va bene, ma quello poi ha acceso a quell'altro. No, questa non è una partita di carta, non è una partita di gioco, non stiamo parlando di del pallone. Il mondo sovietico conosceva bene il mondo delle sanzioni, lo ricordiamo tutti, il blocco economico era totale, anche nei confronti di paesi come la Cina. Quindi che cosa è cambiato poi dal 90, dagli anni 90 in poi, quando c'è stato il crollo del muro di Berlino, quando la stessa Unione Sovietica è crollata economicamente e ha cambiato anche la propria denominazione? È cambiato che questi paesi, appunto, i due paesi più importanti, i paesi più importanti della vicenda, terzomondista, in pratica erano stati colti da questa frenesia di liberazione che durante il Novecento aveva preso spinta dai movimenti marxisti, nazionalisti e indipendentisti, e quindi non soggiacevano più a quelle che erano le regole coloniali. Evidentemente poi negli anni 90, col cadere di questo socialismo reale, questi paesi avevano pensato che il loro ingresso nel capitalismo, quindi nel mercato internazionale, l'approvazione attraverso il World Trade Administration o anche comunque l'ok che ricevevano dagli enti internazionali, avrebbe aperto ad una stagione di pace. Non essendoci più l'antagonista comunista, ma essendo entrati tutti in un mondo capitalista, in pratica si cominciava a ragionare alla pari. Questo almeno hanno pensato questi paesi, quando hanno accettato tutte le ricette del Fondo Monetario Internazionale, quindi privatizzando ogni singolo bene dello Stato, comunque mettendo a profitto tutto quello che era il welfare, i servizi che c'erano sul territorio, e quindi lanciandosi nell'avventura del neoliberismo. Naturalmente che oggi ci stanno facendo pagare la situazione attuale. Io mi ricordo ancora quando nel 1947, non ero nato, però ci sono le immagini, no? Quando praticamente c'era De Gasperi, sì, De Gasperi che prendeva, no, dalla mano dell'allora segretario di Stato americano i soldi per il piano Marshall e poi li dava al suo sottosegretario. E lì sono nati i problemi per noi. E questo lo dobbiamo dire, quindi dobbiamo dire chiaramente: fuori la NATO dall'Italia, fuori l'Italia dalla NATO. E poi, per chiudere, dobbiamo dire anche un'altra cosa.
abbiamo detto che c'è il governo Draghi. Draghi ce l'hanno spacciato come l'erede della Merkel. Uno è arrivato, no, lo avete visto all'inizio, tutto pompato, e doveva, chissà che doveva fare. Alla fine praticamente si è ritrovato a fare il capo di Di Maio. Cioè questo è. E però nonostante tutto Draghi è un fedele servo dell'euroatlantatismo. E noi dobbiamo e stiamo cercando di fare assieme ai compagni No Green Pass, anche assieme ai CARC, insieme ad altri compagni, cercare, come dire, di fare in modo di far ragionare le persone, perché le persone oggettivamente non hanno il polso della situazione. Io l'ho detto anche a molti, sembra che qui anche a Napoli ci sia un silenzio. I napoletani ancora non si sono forse ben resi conto che se domani scoppia la guerra loro sono un obiettivo strategico, visto che c'è il comando del Mediterraneo della NATO qua. Allora noi dobbiamo cercare di fare questo, risvegliare gli animi, stare contro la NATO, stare contro Draghi e soprattutto fare anche quello che noi comunisti diciamo sempre dal 1950, dobbiamo finirla con le armi nucleari, basta con le armi nucleari. Guerra, che abbiamo paura di questa guerra, che ci sono i paci finti che fanno finta di contrastare la guerra e che comunque invece quando devono decidere, decidono per mandare le armi. Quindi d'accordissimo con tutti, una cosa che però non ho sentito ed è la cosa che mi fa preoccupare più di ogni altro, cioè l'orrore della guerra. Io non l'ho sentito, l'ho visto e non mi fa dormire la notte, vi assicuro, io per questo sto qua, soltanto per questo. E vi ho ascoltato tutti, perché questo orrore della guerra che non mi fa dormire, quelle foto, quella gente attaccata vicino ai pali, quelle persone smembrate, cioè è una cosa che avevamo dimenticato, una violenza che avevamo dimenticato. E io stessa, che sono come animo aggressivo, ho fatto tanto per cercare di ricondurmi invece ad una pacificazione. Grazie Maria. Io non so se Giorgio vuole aggiungere qualcosa, perché stiamo andando chiaramente in chiusura. Giorgio comunque sarà domani in Piazza Dante, quindi tutti quanti coloro che vogliono ancora ascoltare Giorgio, si trattiene a Napoli all'iniziativa del Comitato No Green Pass. Io, Giorgio, vuoi aggiungere altro tu? Direi che è stato detto molto, io ho condiviso particolarmente l'intervento dell'amico Francesco Santoianni, perché ha detto delle cose assolutamente essenziali. Ritengo di non aver molto da aggiungere, io dico soltanto che quello che stiamo rischiando è veramente, questa è la partita più alta che si possa giocare, lo scontro tra la NATO e la Russia, lo scontro tra potenze nucleari. Veramente gli esiti di questo scontro possono essere incalcolabili. Quello che è uno scontro regionale, per quanto brutto, per quanto drammatico possa essere, si sta trasformando, come è avvenuto in passato, in una guerra mondiale. Quindi dobbiamo vigilare e torno a dire, ripeto quello che ho detto prima, se non li fermiamo noi non si fermeranno e andranno avanti. Grazie veramente dell'invito e grazie perché è rimasto fino alla fine. Grazie. Mille. Giorgio, io voglio in conclusione provare a rispondere a Maria, anche se appunto noi diciamo nelle attività che promuoviamo qui in galleria, che è attraversata veramente da tanti comitati, associazioni molto diversi, proviamo a dare questa risposta, perché oggi sicuramente di fronte a tutto quanto quello che abbiamo ascoltato questa sera non è sufficiente più una mobilitazione morale come movimento d'opinione, come pure abbiamo visto nelle guerre insomma che ci sono state negli anni passati e che hanno visto svilupparsi anche un forte movimento pacifista nel nostro paese. Purtroppo il punto è che le masse popolari hanno visto, cioè il paese ha visto che quel movimento d'opinione non ha portato a una risoluzione dei problemi. Oggi la questione politicamente determinante è cacciare il governo Draghi e la questione però è organizzarsi per fare un governo alternativo in questo paese. Un governo che parte dal basso, che riesca a mettere, noi dobbiamo lavorare tutti, e Maria che sia una consigliera regionale può avere molte più carte di un semplice cittadino chiaramente per sviluppare questo lavoro, come anche altri rappresentanti istituzionali che sono intervenuti o che hanno firmato. Noi oggi dobbiamo coordinare, rimboccarci le maniche per coordinare tutto quanto quello che è sconnesso nel paese
e che sono le mille iniziative dal basso, da un lato, cioè quindi con i lavoratori che protestano contro i licenziamenti, con i disoccupati organizzati, con quelli che protestano contro la TAV, con chi si mobilita contro il Green Pass. Noi dobbiamo unire tutto questa marea di piccole organizzazioni di base, popolari e operaie, metterci insieme a ragionare, per non per rivendicare, ognuno nel proprio piccolo a rivendicare la propria parola d'ordine, ma per puntare in alto e puntare al governo del paese, che deve essere comunque composto da soggetti che oggi godono di un'autorevolezza tra le masse popolari, ma che dipendono direttamente da quegli organismi. Bisogna costruire e osare pensare una cosa nuova che non si è mai fatta. Ma qua noi stiamo rischiando la terza guerra mondiale, cioè mi sembra evidente, quello che è emerso stasera è di una gravità inaudita, e significa anche che noi dobbiamo moltiplicare, sostenere e promuovere iniziative di insubordinazione alle istituzioni attuali. Noi dobbiamo promuovere la disobbedienza dallo sciopero selvaggio al non rispetto delle regole ingiuste e illegittime. Non è legale, ma è legittimo. Tutto quello che è legittimo negli interessi della comunità e della collettività va fatto. Prendiamo esempio dai lavoratori che hanno scioperato pur di non caricare le armi sulle navi e sugli aerei. Quelli sono l'esempio da seguire, i lavoratori che occupano le aziende per non far deportare il know-how, la conoscenza, la sapienza lavorativa di questo paese. Noi dobbiamo riprenderci il paese, perché altrimenti dire siamo contro la NATO, dobbiamo cacciare la NATO, ci sono 150 basi in Italia, dire non siamo, noi vogliamo fuori l'Italia dalla NATO e fuori la NATO dall'Italia, dire che non vogliamo le sanzioni, che noi non vogliamo inviare le armi in Ucraina, significa raccontarcela, se non puntiamo a cacciare il governo e a farne uno nostro, perché di certo il problema non è che Draghi è cattivo, perché dopo Draghi ne verrà uno ancora più cattivo se noi non ci organizziamo. La questione è puntare al governo del paese, che non passa per forza principalmente, sicuramente non principalmente, per le elezioni. È una questione di costruire da parte nostra un rapporto di forza che possa imporre le nostre soluzioni, anche se le leggi elettorali oggi li consentono a quei quattro morti di fame che stanno in Parlamento di fare come gli pare a loro. Ok? Quindi noi dobbiamo costruire un rapporto di forza, perché le leggi loro ne fanno carta straccia, dobbiamo farne carta straccia noi a nostro favore. E lo possiamo, in passato è stato fatto, lo possiamo rifare, dobbiamo crederci, ci abbiamo un popolo che è dalla nostra parte, dobbiamo andare a parlarci e organizzarci. Questo è quello che bisogna fare. Poi verranno le elezioni, ci sta chi punta alle elezioni, facciamoli puntare alle elezioni, ma leghiamoli a noi a doppio filo, o comunque si smaschereranno da soli se non fanno i nostri interessi. E sicuramente dobbiamo andare avanti nella consapevolezza che non è tramite le elezioni o il Parlamento che possiamo fare un governo che rompe con la NATO, rompe con la comunità internazionale e rompe con tutte le regole che oggi ci stanno affogando, e tra poco ci uccideranno anche probabilmente con le bombe. Quindi noi oggi ci ritroviamo di fronte a questo bivio. E volevo dire anche che comunque qui ci sono gli studenti No Green Pass, che sono dei giovani ventenni che stanno animando questa galleria da settimane e settimane, a cui insomma penso che non possiamo dargli di gente attempata che non si rimbocca le maniche. Dobbiamo moltiplicarli, moltiplicatevi, e moltiplicheremo continuando a lavorare in questo senso, e ancora di più se ci mettiamo davvero con l'obiettivo di puntare in alto. Grazie a tutti, e rimando all'appuntamento di domani in Piazza Dante, promosso dal Comitato No Green Pass con Giorgio Bianchi. Ti ringrazio ancora una volta.